zombie apocalypse. Ciao ragazze, buongiorno. A te la parola. Ecco, buongiorno. Allora, oggi è la spesa di oggi al Despar supermercato di Palau, via Razzoli. Allora, qui c'è amaretti Despar, che sarebbero questi. Sono buoni da tenere in casa, eccoli. E costano 2,5 meno 46 sono 1,59 euro, che costano. Poi i pomodorini Despar sono due confezioni, che sarebbero questi due. Sono buonissimi, li prendo sempre, sono dolci. Allora, 2,99 ciascuno, eccoli qua. Poi abbiamo Vitalis Cameo, che sarebbe questo, 4,15 per la colazione, piacciono a Melania. Poi pancetta affumicata, che non è che costi tanto poco. Allora, questa è a 21,90, ha pesato 90 grammi, 1,97 euro. Poi abbiamo questo pane Bolgiano, pane di Carmelo Oggiano, Fontana di Lucolbo, Sassari. Allora, questo è al chilo 6,60, ha pesato 352 grammi, totale 2,32 euro. Allora c'è zucchero. Zucchero lo prendo sempre, questo, un zucchero normale. 1 euro e un chilo, e costa 1,39 euro. Poi olio per friggere Caruccio, eccolo qua. Questo è olio per friggere Fiol, 4,49 euro. Poi uova, me le dai, Nele? Uova FOD di allevamento a terra. Allora, questi sono 6 uova fresche che scadono il 19,2. Siamo in 3, questo è già scaduto. Cos'è questa storia? No, non credo. No. Poi guardo la data nelle cose lì. 19. Oggi è 14, mi pare, sì. Ah, e ma ne abbiamo 3, siamo in marzo, come mai? Qui non andiamo tanto bene. Scadenza 19.02.2024. Ma c'è altro scritto? No, no. Boh, vediamo come saranno. Allora, 6 uova, 2,05 euro. Poi abbiamo Nesquid, eccolo, da mezzo chilo, 5,09 euro. Poi questa non ce l'ho, che me la deve ancora portare, acqua altura naturale da 2 litri, due confezioni, 4,20 euro. Poi c'è tonno Rio Mare, eccolo qua, che sono 4 per 80 grammi ogni scatolina, e costa 6,35, non è che sia tanto caro, però i prezzi sono tutto aumentati. Allora, tortelli Despar, questi qua non l'ho mai presi, pasta fresca all'uovo con ricotta e spinaci. Aia, volevo prendere al prosciutto. Non fa, non fa niente, non ti preoccupare, saranno buonissimi. Sono 2,50 euro e costano 2,75 euro. Allora, pomodoro al grappolo, questo lo prendo sempre, è buono, diciamo. Allora, questo è
al chilo 3,59 euro, ha pesato 64 grammi, allora sono, no, 640 grammi, ho invertito la situazione, scusate, e sono usciti 2,30, 2,30 euro. Una melanzana, questa è al chilo 3,19 euro al chilo, peso 2,80, 280 grammi, ed è uscita 89 centesimi. Salmone affumicato, gusto delicato, fetta lunga, norvegese, la rosa dei gusti. Questo, eccolo qua, 4,39 euro. Poi dolce neve, eccolo qua, due questi, a 1,75 euro, ne ho comprati due. Prezzo per ognuno è 1,75 euro. Poi c'è uno yogurt arborea, eccolo qua, alle ciliegie, 2 per 125 grammi, cioè 250 di yogurt. E questo è 1,39 euro. Poi finocchio, eccolo qua, questo finocchio, questo è 2,59 euro. Semi di finocchio. Sì, sì. Finocchio in semi. Sì. Il peso c'è. 20 grammi, quanto pesa, poco? Poi latte arborea. Eccolo qua, intero, latte arborea intero, 2,19 euro, peccato, questo è contadini, almeno un euro glielo dovete dare i grossisti, non credo che al contadino lo pagano neanche a un euro, e questo è sbagliato perché i contadini lavorano tutti i giorni, tempo brutto, tempo bello, e quindi è un lavoro abbastanza faticoso. Poi ci sono 10 sacchetti di pellet a 6,99 al sacchetto, un sacchetto è 15 kg, no? 69,90 sono questi, totale 106,8. Ecco. Buona giornata e spero che i contadini ottengano qualcosa, che abbiano da poter vivere e che non siano guidati cosa devono seminare, quando seminare, dove seminare. Quanto deve essere la lunghezza di una zucchina o di un cetriolo? Questi sono stupidaggini. Questi stupidaggini lo dicono quelli che contadini non sono, perché contadini non hanno mangiato di pane prima di quelli che li vogliono comandare da Bruxelles. Cosa stiamo scherzando? Guarda qua, però. È ora di finirla di proporci. Voler gestire i contadini quando che loro sono i maestri della coltivazione. Dateli aiuti e fateli lavorare, i loro prodotti sono meglio di quelli esteri. Dateci roba italiana a mangiare. Non vogliamo né larve, non vogliamo farina di grilli, né cavallette. Questo è un abuso che volete fare a tutte le persone. Siamo indietro di voi, dei ministri di Bruxelles, anche di quelli italiani, lo capiamo, però questo, cari miei signori, è un abuso, è
una cosa fuori della norma. Abbattete queste idee strampalate, vi prego. Spero di essermi spiegata nella mia pochezza. Tanti auguri all'Italia, tanti auguri a tutti, tanti auguri per la pace nel mondo. Con affetto a tutti. Arrivederci, buongiorno. Ciao ragazze, a presto, al prossimo beauty makeup video. Ciao!